Un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Valtiverina in forma dalla concessionaria Cardelli di Sansepolcro. Benvenuti alla quinta puntata della quarta stagione di Valtiverina Calcio, la trasmissione che come sempre accende i fari sulle squadre di calcio del nostro territorio, partendo dalla Serie C ed arrivando fino alla terza categoria con risultati, classifiche, numeri e approfondimenti. Un weekend come sempre molto ricco, ne parleremo con Alessio Romanelli. E Buonasera a tutti. Buonasera. poi un piacere, un amico, il centrocampista della Baldaccio, Stefano Bruni. Stefano, avrei preferito ospitarti dopo un altro risultato, insomma purtroppo è andata male per la Baldaccio, poi ne parleremo comunque. Sarebbe stato meglio, ma va bene uguale. E allora adesso cominciamo dalla Serie C, Girone A, perché l'Arezzo ha conquistato credo un punto importante in casa con la Viterbese, il gol di Moscardelli al 36esimo su assist di Cutolo, poi pareggiato dal rigore di Razzitti al 77esimo, il secondo risultato utile consecutivo per la formazione Amaranti, il secondo pareggio in stagione, anche se purtroppo in casa ci sono i risultati sempre al di sotto delle aspettative perché c'è una sola vittoria nelle ultime 12 partite, 4 punti sulle 6 gare giocate appunto al comunale. Partiamo intanto, tu eri alla partita, che gara è stata e come hai visto questo pareggio? Ma come sentiremo poi dall'analisi perfetta di Mister Pavanel, sicuramente era una gara da pareggio perché la Viterbese non si meritava sicuramente di uscire sconfitta dal comunale. Però l'episodio del calcio di rigore è più che dubbio e quindi magari tolto quel rigore lì alla fine l'Arezzo riusciva a portare a casa il bottino pieno. Però insomma è stato un pareggio giusto, una gara anche bella nella quale l'Arezzo nel primo tempo ha avuto anche l'occasione per raddoppiare, poi però nella ripresa è venuta fuori la Viterbese con l'Arezzo che in alcuni frangenti non riusciva più ad uscire dalla propria metà campo e poi è arrivato questo episodio del calcio di rigore trasformato da Razzitti. Una nota bella sicuramente la cornice di pubblico perché in settimana la città era stata riempita appunto di striscioni per favorire questo afflusso, l'afflusso sicuramente c'è stato. Poi ascolteremo anche le interviste, però Stefano, intanto i 14 punti dell'Arezzo con 4 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte, 15 gol fatti, 14 subiti, è un cammino, diciamo così, che può essere soddisfacente per una piazza come l'Arezzo oppure ci si aspettava di più? Ci sono anche difficoltà ovviamente a livello societario, Sì, però. probabilmente pagano le difficoltà a livello societario perché, e soprattutto l'inizio di stagione che non era stato poi così bello. Però penso che una città come Arezzo, soprattutto una piazza come Arezzo, abbia ambizioni più importanti, insomma, dei 14 punti attuali che si ritrova. Quindi credo che se la società si ristabilisce, speriamo, abbiano anche un proseguo di campionato migliore di quello che hanno adesso, insomma. E allora andiamo ad ascoltare le dichiarazioni raccolte da Alessio Romanelli nel post partita. Si è conclusa sul risultato di 1-1 la gara tra Arezzo e Viterbese, valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie C Girone A. Amaranto che erano passati in vantaggio al 35esimo del primo tempo con Moscardelli, il quale aveva ribadito in rete un preciso cross di Cutolo. Poi però nella ripresa la Viterbese ha pareggiato i conti grazie al calcio di rigore trasformato da Razzitti al minuto 76. Andiamo a sentire le parole dei due allenatori Pavan e Lenofri e le dichiarazioni di Andrea Riccioli sulla attuale situazione societaria. Onestamente, la Viterbese ha fatto una buona gara. Credo che il pareggio se la sia meritato, però il rigore non c'è. E quindi, da quel punto di vista, tu puoi anche meritare la partita perché hai fatto una buona gara, ma la portavamo fuori noi, siamo stati noi vicini al gol un paio di volte per il 2-0. Gara difficile, Viterbese squadra forte. Però noi abbiamo saputo stringere i denti nel momento poi un po' più di difficoltà. Quando loro sono passati a 3-4-1-2 l'abbiamo gestito ancora meglio. Quando hanno allargato Van de Putte abbiamo avuto qualche problema a sinistra e abbiamo sembrato i ripari dopo, però c'erano delle situazioni di fuorigioco sui campi gioco, almeno 3-4 volte che si hanno abbassato. Se andavano segnalate probabilmente si gestisce anche la fatica in maniera diversa. Però è un buon punto contro una squadra forte e ho visto a tratti anche palleggiando un buon Arezzo. Ci sono dei momenti, tipo le situazioni del calcio di rigore, una palla che abbiamo avuto fretta di rinviare, potevamo gestire. Ci sono dei momenti in cui la gestiamo con troppa frenesia e invece abbiamo fatto dei palleggi sotto pressione buoni che non avevamo mai fatto in queste gare qua, uscendo dalla pressione bene. E lì dobbiamo poi lavorare sulle misure, quindi alzarci insieme. Però ho visto, siamo comunque una costante crescita, perché pareggiare contro questa squadra qua non è cosa da poco. Al di là del rigore,
credo che quello che ha detto l'allenatore dell'Arezzo sia giusto, cioè noi abbiamo meritato ampiamente il pareggio, soprattutto per la seconda frazione dove siamo stati sicuramente migliori rispetto alla squadra Amaranto e potevamo anche vincerla, ma abbiamo sbagliato due situazioni, una sicuramente molto nitida con Bismarck. Torniamo da Arezzo con un punto, però con una prestazione secondo me forte contro una squadra che stava in ripresa, sostenuta da un grandissimo pubblico. Dunque dobbiamo rimanere convinti che questa squadra ha un potenziale che può dir la sua per le prime posizioni. Ma proprio per questo mi presento in sala stampa. Prima di tutto per dire che vedo, sento e leggo ancora situazioni che forse non corrispondono alla realtà. Ma a parte questo c'è una cosa tangibile e urgente che a oggi ancora non si è palesata. Realmente una persona interessata a prendere l'US Arezzo. E tutte queste diciamo chiacchiere da bar non fanno forse né bene a tutta questa situazione. Sento di sponsor, presunte cordate e tutto. Come ho già ripetuto, chi è che prende l'US Arezzo la prende in assoluto silenzio, controllando i conti, controllando le cose, mettendosi a tavolino, firmando, e il giorno dopo viene a fare conferenza stampa per dire che è il nuovo presidente dell'US Arezzo. A oggi chi è che fa il proprio lavoro? Secondo me sono i tifosi che anche oggi hanno dimostrato che solo Arezzo ci può essere questo attaccamento, e la squadra che ha reagito in campo e che sinceramente il pareggio ci può anche stare, ma un rigore generoso come quello di oggi, soprattutto perché nell'azione precedente c'era un fuorigioco di minimo 4 metri, qualcosa di veramente assurdo. Ma io non parlo dei singoli, ho parlato anche prima dell'inizio della partita con il sindaco, c'è un ottimo rapporto, perché ho sentito dire che c'è anche delle discrepanze con il sindaco, con questa amministrazione. Sinceramente credo che se ci fossero state queste discrepanze non c'era nello stadio, nel centro sportivo, che il sindaco è al corrente di tutto quello che noi facciamo, come io sono al corrente di quello che il sindaco sta facendo. Sono due strade diciamo parallele, ma con lo stesso intento, quindi non c'è niente, dei singoli non parlo e non mi interessa niente. Chi vuole Arezzo deve venire, mettere i soldi nel tavolino e prendere Arezzo, è a 0 euro. Quindi e allora abbiamo ascoltato le dichiarazioni, ovviamente in bocca al lupo che va all'Arezzo, che nel prossimo turno, domenica 5 novembre, osserverà un turno di riposo. Da seguire sarà il big match tra Siena e Livorno, perché c'è stato un cambio in testa alla classifica. Il Livorno ha battuto 3-0 la propria Cenza, si è portato a quota 26, scavalcando il Siena che ha perso 3-0 in casa con il Monza, rimanendo fermo a quota 24. Olbia e Pisa 20, Viterbese 19. Nel prossimo turno, oltre al super derby toscano tra Siena e Livorno, anche Olbia, Gianni Arminio e Pisa Pistoiese. Allora noi scendiamo in Serie D, girone di nona giornata, perché sono arrivati 4 punti per le nostre formazioni. Il Trestina ha ottenuto un successo fondamentale per il suo campionato, battendo 1-0 nell'anticipo del sabato il tutto cuoio di mister Mezzanotti, grazie al gol firmato al settimo da Villanuova. Invece tutto nel finale per quello che riguarda Vive Alto Tevere San Sepolcro Mezzolara, con Tommassini che aveva portato avanti gli ospiti all'80esimo, poi Mortaro di testa al 96esimo per il pareggio. Allora adesso partiamo in questo caso invece dal Trestina, da questa vittoria che torna dopo 5 sconfitte consecutive, la seconda casalinga, ed era anche la seconda gara senza gol al passivo. I punti diventano 10. Sì, sicuramente una boccata d'ossigeno fondamentale per il Trestina, che veniva da queste 5 sconfitte consecutive, non vinceva addirittura da un mese, dal 24 settembre, la terza vittoria stagionale, la seconda interna. Come detto tu, sono 7 adesso i punti raccolti al Casini nelle 6 gare giocate in casa, appunto. 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Ecco Stefano, una vittoria ovviamente fondamentale per il team di mister Brachi. Nell'altra panchina c'era anche Davide Mezzanotti, con cui tu hai un rapporto di amicizia. Dobbiamo dire che il tutto cuoio di punti ne ha 12. Come valutiamo un po' queste due realtà, e anche due parole sul mister Mezzanotti, se lo hai sentito in questo periodo? Sì, diciamo che il tutto cuoio venivano anche loro da un momento di inizio campionato non bellissimo, non brillante. Poi le ultime partite mi sembra che aveva fatto 3 risultati sì, consecutivi, quindi venivano insomma da un momento positivo, quindi andavano a Trestina un po' più tranquilli del Trestina.
quindi per il Trestina probabilmente era necessario fare punti in questa partita, quindi venivano tutti e due insomma una partita decisiva, diciamo. E mister Mezzanotti che dice di questa nuova avventura che è cominciata anche lì con qualche difficoltà, una preparazione? Sì, tutto qua io non lo conosco come società, non lo conosco come paese, però venivano credo da un fallimento societario, da una retrocessione dai professionisti, quindi penso che abbiano anche ambizioni di fare bene in questo campionato. Poi non conoscendo la società ma conoscendo l'allenatore, credo che abbia voglia di ripartire bene, insomma, quindi, anche se sono in Serie D. E allora complimenti al Trestina di mister Bracchi per questa fondamentale vittoria, anche meritata per le occasioni create. Un in bocca al lupo che va anche all'amico Davide Mezzanotti, con la speranza insomma che possa recitare un bel ruolo in questo campionato. Alessio, eri al Buitoni per quello che riguarda il Sansepolcro, diciamo così che il gol di Mortaro è stato un bel sospiro di sollievo per tutta diciamo così la squadra biturgense. Un pareggio che arriva dopo il KO esterno con il Lentigione, il terzo casalingo, tra l'altro quarto totale, sono 9 punti in casa e sono 13 quelli in campionato. Sì, sicuramente un Sansepolcro non brillantissimo, che ha incontrato comunque una squadra ben messa in campo, che era venuta al Buitoni per difendersi e per poi ripartire. Mezzolara che ha occupato veramente bene gli spazi e Sansepolcro che ha avuto difficoltà a creare opportunità. Poi è arrivato questa rete di Tommasini e Sansepolcro che con il cuore e con le unghie insomma è riuscito a strappare questo punto al 96esimo con la rete di Mortaro, quindi sicuramente un punto guadagnato. Poi andremo anche qua a sentire le dichiarazioni dei due allenatori, ovviamente anche a vedere le immagini. Stefano Bruni, tu del Sansepolcro sei stato una bandiera per quanti anni? Tanti, dall'infanzia fino a 4 anni fa, quindi. Sei sempre ovviamente legato a questi colori e cosa... Sono legato anche a dei ragazzi che sono lì adesso attualmente, che sono ritornati tipo Catacchini, quindi so che affetto hanno per questa maglia, so come sentono insomma tutte le partite che vanno ad affrontare. Sono partiti anche loro non benissimo diciamo, però adesso stanno recuperando perché hanno fatto diversi risultati utili consecutivi, quindi anche il pareggio al 51esimo è sintomo di voglia insomma di raggiungere quello che gli aspettava. Cioè che dà ovviamente tanto tanto morale. Per quello che riguarda la realtà del Sansepolcro, anche se è cambiata la società, sono cambiati ovviamente alcuni interpreti, comunque credo che ci sia un filo conduttore tra il tuo Sansepolcro e questo, è rappresentato proprio dal legame che unisce tanti giocatori con la maglia, da questo spirito di fare calcio anche con tanti giovani. Diciamo che la cosa più importante al Sansepolcro sono sempre stati i giovani e l'armonia che li portava in prima squadra, quindi tutti i giovani che salgono in prima squadra, che stanno, credo che ce ne siano tanti, hanno dei grandi da seguire, tipo per esempio Catacchini, tipo Marco Piccinelli che è da tanti anni che sono lì, lo stesso David che anche se è 93 mi sembra di età, è un grande, sì. E poi tutti gli altri ragazzi che anche se vengono da fuori comunque sia sono buoni giocatori che hanno navigato questa categoria da anni, quindi penso che un gruppo sia importante anche quello che hanno quest'anno e la solidità dei giovani che comunque non sono come dalle altre parti ma sono più diciamo più attaccati alla maglia secondo me che in altri lidi qui vicino faranno sicuramente del Sansepolcro e della società attuale una fortuna insomma. Mi racconti l'episodio più bello che ti lega al Sansepolcro calcisticamente, la stagione più bella, un ricordo che dici questo è indelebile, tra i tanti che hai vissuto perché veramente eri anche uno dei leader dello spogliatoio, del gruppo. Diciamo che gli anni più belli sono sicuramente stati quello prima di andare a Castelrigone e quello dopo che sono tornato a Castelrigone, perché l'anno prima abbiamo fatto un campionato stupendo, siamo arrivati mi sembra secondi o terzi dietro il Perugia, sì. Credo secondo Castelrigone, ma eravamo un gruppo che anche adesso dopo tanti anni siamo amici, non amici così per dire, ci sentiamo spesso anche se Zuppardo è Forlì, Ferri Marini fuori, lo stesso Daniele Diomede che era lo facciamo un grande abbraccio per Daniele, assolutamente è San Benedetto, adesso non è più dentro il calcio però è un amico che è restato insomma, lì eravamo una famiglia, diciamo un ricordo che ho e lo porto nel cuore, e lo stesso era con i tifosi che venivano la domenica a vedere la partita, c'era proprio un affetto che ci legava tutti, quindi quelli erano gli anni diciamo più belli. Tra l'altro ho ancora un CD con tante belle immagini, sì. Che tu mi regalasti, credo che fosse proprio la stagione prima di Castelrigone. La stagione prima di Castelrigone, il primo anno da allenatore di Davide Mezzanotti.
e quindi davvero un bel Sansepolcro e l'in bocca al lupo va anche a questa squadra. Ovviamente andiamo allora ad ascoltare le dichiarazioni raccolte nel post partita da Alessio Romanelli. Allo stadio Buitoni di Sansepolcro è finita 1-1 la gara tra i locali ed il Mezzolara, valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie D. A passare in vantaggio erano stati gli ospiti grazie alla rete di Tommasini all'ottantesimo minuto, ma proprio all'ultimo respiro, ovvero al minuto 96, il Sansepolcro ha trovato il gol del pari grazie ad un colpo di testa di Simone Mortaro. Andiamo a sentire le dichiarazioni dei due allenatori, Marco Schenardi e Cristian Ferrante, raccolte nel post gara. Sicuramente, per come è venuto siamo stati fortunati, per l'andamento della partita credo che sia meritato, perché come loro hanno fatto difesa oltranza e nonostante tutto hanno avuto un'occasione grossa su un calcio d'angolo e ci hanno puniti alla prima disattenzione difensiva. Però questo è il calcio, però ci abbiamo creduto, non facendo una grandissima partita, ma la difficoltà c'era, loro erano tutti chiusi, una squadra forte fisicamente e credo per la prima volta abbiamo incontrato una squadra che ha corso più di noi. È la prima volta che ci capita quest'anno, loro vengono da una serie positiva, ci hanno creato delle difficoltà, però il campionato è questo, è molto equilibrato, ci sono squadre attrezzate e dobbiamo avere l'umiltà e la pazienza di accettare anche partite come queste e siamo stati bravi e fortunati a portare a casa un punto. Che l'arbitro non fischia, bisogna giocare. C'è stata l'unica disattenzione difensiva di tutta la partita. Purtroppo è una squadra molto giovane che può peccare di questo. Mi dispiace molto perché hanno fatto una grande prestazione. La squadra sta trovando sicurezze e l'ha dimostrato nel secondo tempo, dove contro una grossa squadra, perché li ho visti giocare e hanno messo in difficoltà chiunque e hanno fatto una partita di sofferenza anche il primo tempo, perché è chiaro che ci sta a venire qua e poter anche soffrire, ma direi che il secondo tempo la squadra ha giocato, ha palleggiato, non ha mai buttato via la palla. Penso che io sia più che soddisfatto della prestazione, se non guardo il risultato poi ci sta anche di prendere gol alla fine. E noi facciamo per certi versi meglio in trasferta che in casa, perché è una squadra che gioca, tecnica, ha bisogno di tenere la palla a terra, non ha la fisicità della squadra di Sansepolcro, che può permettersi anche di giocare ogni tanto la palla su Mortaro, un giocatore di categoria nettamente superiore, ha fatto la differenza, fa reparto davanti da solo e direi che noi abbiamo 2,98 di punta, stanno crescendo tanto e sono molto contento dell'atteggiamento che hanno avuto nell'allenamento, che ha prodotto chiaramente anche un buon risultato, perché come ha detto lei, lo firmiamo subito all'inizio, alla fine dispiace un po', ma soprattutto per i ragazzi, devo dire la verità. Sansepolcro ha giocatori che ti mettono in difficoltà sia sulla velocità che sulla fisicità, lo sapevamo, qualcosa è stato concesso, peccato, l'occasione più grossa chiaramente è stata su una situazione particolare di un retropassaggio del nostro involontario di Togni, dove hanno avuto un'occasione clamorosa, è stato bravissimo Celeste, devo dire la verità, lì si poteva andare sotto, la partita cambiava. È vero anche che dopo abbiamo, secondo me, legittimato il vantaggio, un'occasione, ha fatto una grande parata Davide, un portiere che io ho avuto nelle giovanili della Fiorentina, è un valore aggiunto e quindi è stato bravissimo lui. E niente, io sono più che soddisfatto della mia squadra. E allora abbiamo ascoltato anche le dichiarazioni dei due allenatori, uno sguardo anche alla classifica, perché il Fiorenzuola è salito a quota 26 grazie al successo casalingo 1-0 contro il Lentigione, secondo posto a quota 24 per Villa Biagio e Rimini, che hanno vinto rispettivamente 2-1 sul campo del Forlì e 1-0 in casa contro la Colligiana. A quota 21 con il Lentigione c'è la San Giovannese, che ha ottenuto un punto, 1-1 sul campo del Sasso Marconi. A quota 20 il Molese, a quota 19 il Montevarchi, che ha perso in casa contro il Romagna Centro. Per quello che riguarda le nostre, abbiamo detto Sansepolcro 13 e Trestina 10. Doppio turno in questa settimana, perché mercoledì 1 novembre Sansepolcro e Trestina saranno impegnati sui campi di Molese e Romagna Centro, da seguire anche Carpaneto Fiorenzuola, Lentigione Rimini, Villa Biagio Sasso Marconi, Mezzolara Montevarchi e San Giovannese Castelvetro. Domenica 5 novembre invece sarà il derby, che sarà proprio tutto da seguire ovviamente tra Sansepolcro e Trestina, poi Fiorenzuola e Molese, Rimini Mezzolara, Villa Biagio San Giovannese e Montevarchi tutto cuoio. Noi ci fermiamo per un attimo, poi torneremo per la seconda parte, ovviamente accendendo i fari anche sulla Valdaccia. La Piccini Paolo S.P.A., con sede in via Senese Aretina 98 a Sansepolcro, offre da più di 40 anni servizio e vendita di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione tramite le proprie stazioni di servizi ed associate. What do you feel the same?
Allora, ben ritornati, la seconda parte di Valtiverina Calcio si apre con l'eccellenza toscana, girone B, ottava giornata, con la sconfitta arrivata per quello che riguarda la Baldaccio Brugnanghiari sul campo della Castiglionese. Durante al 18esimo ha aperto le marcature, Terzi aveva riacciuffato il pari per la formazione biancoverde a 3 minuti dal 90esimo, ma al 92esimo il rigore decisivo firmato da Menchetti. Prima di tutto voglio fare anche assieme a Stefano un grosso in bocca al lupo a Nicolò D'Urso, perché ha riportato un brutto infortunio, quindi lo facciamo un bel in bocca al lupo a Nicolò. Sì, da parte di tutti, sia i ragazzi che anche le persone che vengono a vedere la partita domenica. Insomma, è un ragazzo stupendo, ma anche giocatore fondamentale per noi, quindi speriamo che ritorni prima possibile a darci una mano. La frattura della tibia, quindi un brutto infortunio, ma Nicolò insomma tornerà sicuramente più forte di prima e noi lo aspettiamo in campo. Vediamo invece Stefano alla partita, perché la Baldaccio veniva dalla sconfitta di Sinalunga, c'era la voglia di conquistare il successo, purtroppo è andata male e nel finale proprio sei stato anche tu protagonista, diciamo così, di un episodio che purtroppo ha deciso la partita. Sì. Diciamo che da due partite che non riusciamo a raddrizzare insomma il risultato, quindi ieri ci eravamo quasi riusciti dopo il pareggio di Nicola, ci è capitata un'occasione mi sembra poco prima del rigore, non l'abbiamo sfruttata, poi alla fine un errore nostro da parte mia, quindi non è un errore che ci può stare, sì, insomma, ovviamente è un errore di gioco, hanno vinto loro, però probabilmente in questa prima parte del campionato ci manca quel qualcosa di probabilmente anche inconscio che avevamo l'anno scorso, andavamo avanti per inerzia, diciamo, senza pensare tanto, probabilmente ci stiamo fermando un po' troppo a pensare all'uscita dalla Coppa, non lo so, possono essere tanti motivi, dovremmo ripartire subito perché il tempo passa e fare come 2 anni fa è un po' presto, insomma. Quindi bisogna reagire, credo, immediatamente. Quello evitiamolo anche per i cuori deboli, insomma. Alessio, qualche numero anche sulla Baldaccio? Prima sì, è arrivato questo secondo KO consecutivo, Baldaccio che non vince dal 24 settembre, davvero dal 2-0 interno contro l'Antella, sono 8 i gol subiti in queste prime 8 gare, qui appunto Stefano ti voglio fare una domanda, perché l'anno scorso ci avevate abituato bene, invece quest'anno c'è anche qualche problema a livello di gol subiti. Sì, ma probabilmente la nostra forza era anche quella. Non sono tanti gli 8 gol fatti che sembrano pochi, ma lo scorso finivamo le partite 1-0, quando ci andava bene 2-0, però il fatto di avere lo 0 sulla casella dei gol subiti era la nostra forza, insomma. Quindi quest'anno probabilmente sicuramente ci manca quella, la voglia di non prendere gol, che non è una cosa che si allena, purtroppo, quindi è una cosa che ci deve scattare automaticamente a tutti. Stefano, i 3 punti nelle ultime 5 partite ovviamente fotografano un momento non positivo, però nel calcio per fortuna c'è subito la possibilità di cambiare marcia, di rifarsi, e mercoledì ci sarà il Grassina. Come si mette alle spalle un periodo così? Con l'unione. Dici troppo semplice? No, basta essere uniti e consapevoli di quello che abbiamo passato in passato, sia le cose belle che le cose brutte, e basta, non bisogna secondo me farsi troppe domande o trovare troppi colpevoli, c'è bisogno di unione e si riparte subito, bisogna ripartire subito. Partiamo anche delle cose belle, perché comunque questo è un gruppo che tra l'altro io conosco molto bene, ovviamente è un gruppo unito, è un gruppo che ha la forza per risollevarsi, quindi no, con questo spirito che tu dicevi, però parliamo anche del gruppo, perché comunque è invariato ormai da tanti anni. Il gruppo credo che sia l'arma trainante, ma non della nostra squadra, penso della società Baldaccio. Quindi da tanti anni che alcuni giocatori più importanti sono qui, come Quadroni, Terzi, lo stesso Rosati, che è capitano, penso, da quando c'ha... È nato capitano quindi da tanti anni Giovagnoli, che credo che sia il portiere più forte della categoria e non solo. Quindi bisogna ripartire da questi punti solidi e andare dietro a loro, come abbiamo fatto nei momenti in cui siamo trovati in difficoltà. Oppure bisogna dare qualcosina di più un po' tutti, solo questo. Pesa, Stefano, il campionato, diciamo così, la stagione scorsa, nel senso delle responsabilità, nelle pressioni che sappiamo la società non mette, però all'interno di voi?
forse un po' inconsciamente potrebbe pesare, uno si sente, ma soprattutto da parte degli altri che ti affrontano quest'anno con un'altra cattiveria e un altro piglio. Magari l'anno scorso eravamo un po' la mina vagante del campionato, perché andavamo avanti in Coppa, in campionato facevamo risultati, a parte le prime 5 giornate, che sì, l'anno scorso eravamo sottoterra. Però secondo me ci affrontano con una cattiveria e una tensione diversa. Quello che dovremmo renderci conto noi ogni domenica per uscire da questa situazione. Lo facciamo anche un appello ai tifosi, perché comunque in questo momento siano presenti magari in bel numero contro il Grassina, perché è importante, no? Quando ai tifosi gli ricordo che ci hanno dato una grossa mano quando l'ultima giornata di campionato, che ci siamo salvati al 120esimo, anche grazie a loro soprattutto. Quindi in questi momenti sarebbero, non ti dico... Cioè, secondo me sono importanti, non ti dico fondamentali, ma sarebbero importanti per uscire da questo momento, come la società, come noi che andiamo in campo, perché alla fine ci giochiamo a porte chiuse, ma ci siamo sempre noi. Assolutamente. Ascolta, è il direttore sportivo che dice in questo momento, l'ha sentito? Da quando sono arrivato ad Anghiari ci parlo poco, prima e non di calcio. Ogni tanto di calcio ci parlavo per confrontarmi quella domenica, perché fondamentalmente ogni tanto qualche cosa giusta la dice anche lui, però credo che la soffra come forse anche più di noi. Quindi ci sono 3 o 4 amici anche in società che la sentono una partita, e credo che anche lui non sia lucido ultimamente. Quindi. Allora, salutiamo comunque ovviamente Alessandro Bruni, che è grande direttore sportivo da oltre 22-23 anni insomma della Baldaccio. No, non è troppo, è giusto che chi sa fare questo come lo sa fare lui rimanga ancora per tanti anni. Un in bocca al lupo alla Baldaccio, ovviamente dal presidente Maurizio Lacrimini al mister Benedetti, al direttore sportivo. È una grande famiglia e la speranza è che possano tornare anche i risultati, perché ancora Stefano il campionato comunque è lunghissimo e tutto è ancora possibile, no? Certo, fino alla penultima giornata tutto è possibile, quindi bisogna ripartire subito e non fermarci troppo, dai, su queste situazioni. Ti ho chiesto prima il momento più bello della tua avventura al Sansepolcro. Per quello che riguarda la Baldaccio, è facile dire la vittoria in Coppa o è facile dire la salvezza raggiunta con il Malesetti 2 anni fa? Sono due emozioni all'apice, tutte e due, penso. La vittoria in Coppa è stata comunque un'esperienza, perché io fondamentalmente non ho mai vinto niente in tutte le mie esperienze calcistiche. Non c'è mai stato un anno che ho vinto qualcosa, sono stato secondo, playoff, tutto il resto, però mai vittoria di Coppa. Posso dire che avendola vinta ad Anghiari, che è anche il posto dove sono vissuto, è qualcosa in più, comunque un'emozione in più. E così come questi momenti sono qualcosa in più per i ragazzi del posto, perché c'è voglia di fare meglio, non bene. Meglio. Molto meglio, quindi, dici. La vive così. Diamo uno sguardo anche alla classifica, perché la Siralunghese con il gol di Chiasserini ha battuto la Lastrigiana, si è portata a 22, quindi 7 vittorie e un pareggio su 8 giornate, più 4 rispetto alla Fortis Juventus, che ha comunque risposto battendo 2-1 l'Antella. A quota 17 un'altra grande designata di questo campionato, l'Aglianese, che ha battuto 2-0 fuori casa lo Zenit Audax, poi se stesse Porta Romana a 16 punti grazie anche proprio al successo della se stesse sul campo del Porta Romana. Qual è tra queste squadre, se ce n'è una ovviamente, che può recitare un ruolo importante? Ci fidiamo della classifica oppure ancora può succedere anche qui di tutto? Può sempre succedere di tutto. Attualmente la classifica e i risultati di Coppa dicono che la Siralunghese è la squadra più in forma del campionato, quindi in questo momento viene a dire Siralunghese. Ora, la Fortis Juventus, la se stessa e il Porta Romana le abbiamo già affrontate. Non so come sia la Ianese, però sulla carta è una buona formazione, ha dei giocatori forti. Noi, avendolo affrontato, a noi la Sestese secondo me ci ha creato più maggiori problemi di tutti, quindi ho visto, sono giovani e stanno bene insieme, quindi sono secondo me una buona squadra alla fine. Le altre sono tutte equilibrate, tanto si gioca su piccole cose che alla fine fanno la differenza. E la Baldaccio, che adesso ha 9 punti, quindi in una situazione di classifica diciamo così a più 1 rispetto a quelli che al momento sarebbero i play-out, ma non lontana comunque dai play-off. Dove la collochiamo la Baldaccio? Ovviamente quanta voglia c'è di migliorare questa classifica? Adesso la collochiamo a 9 punti, a meno 1 dai, cioè abbiamo i play-out. Sì, più 1. Sì. Perfetto, più 1. Quindi in questo momento la giusta collocazione della nostra squadra è quella. Se riusciamo a toglierci di dosso queste prime scorie di campionato,
perché noi non abbiamo, come abbiamo dimostrato gli anni passati, obiettivi. Se invece la situazione è questa, dobbiamo fare punti ogni partita e veloci. Adesso hai altre curiosità per Stefano? Ma mi ha anticipato un po' tutte le domande, però vorrei rivivere un po' con lui invece, dato che non ne avete parlato, quella partita casalinga con Rimini, perché credo che resterà nella storia, insomma, della Valdaccia. Sì, anche quella, diciamo che a ricordarla si fa fatica, perché l'abbiamo vissuta anche con una specie di rivincita, perché quando siamo andati a giocare là erano un po'... può dire? Preso per il culo, sì. Diciamo. Dai, perché quando è vero un po' preso per il culo, quindi per noi quel giorno, mi ricordo ancora, a pranzo non ci siamo nemmeno parlati, nessuno, siamo già arrivati al campo che nessuno si parlava, come è iniziata la partita, e lì abbiamo, come è giusto che sia, sbranati dal vero senso della parola. E poi l'emozione finale di aver passato il turno contro una squadra comunque sia di categoria superiore, assolutamente. È stata un'emozione forte. E allora, ovviamente, in bocca al lupo che va alla Baldaccio, che mercoledì giocherà contro il Grassina in casa 14:30, quindi tutti al Saverio Zanchi, poi se stesse Sina Lunghese, la Astrigiana Fortis, le altre gare di questo turno, poi si tornerà in campo anche domenica, la Baldaccio giocherà fuori contro il Badesse, Sina Lunghese Zenit e Fortis Aglianese, le altre due gare da seguire con particolare attenzione. Allora noi ci spostiamo adesso in Eccellenza Umbra Girone A, Alessio, perché è arrivata anche qui una sconfitta per il Lama, 2-1 sul campo dell'Angelana, un gran gol di Guerra aveva illuso la formazione di Mister Brick al 21esimo, poi Vent'anni e Barbini al 23esimo e all'80esimo hanno firmato il sorpasso e quindi il Lama è rimasto fermo a quota 9. Sì, è la seconda sconfitta consecutiva dopo il KO pesante interno di 7 giorni fa, 4-0 contro il Petrignano. Sicuramente questa è una sconfitta che ci sta, perché è arrivata su un campo difficile, sul campo di una squadra che sicuramente lotterà fino alla fine per il vertice della classifica. Quinta sconfitta stagionale per la formazione di Bricca, la terza su 4 gare esterne, sono solo 3 appunti i punti raccolti fuori casa dal Lama. Purtroppo registra anche la seconda peggior difesa con 17 gol subiti, solo il Petrignano peggio con 21. E allora i punti sono 9, in testa alla classifica il Cannara quota 19 che ha battuto 1-0 tra le mura Michele Annarnese, al secondo posto Bastia San Sisto a quota 17, il Bastia ha vinto 3-0 contro il Trasimeno, e mentre per quello che riguarda la Subasio e l'Angelo i punti sono 15, chiude la classifica il Petrignano che di punti ne ha 4, qui non ci sarà il turno infrasettimanale ma si tornerà in campo domenica, Lama sul campo del Castel del Piano, da seguire anche Cannara Subasio e Narnese Bastia. Ovviamente noi adesso acceleriamo anche un po' i ritmi passando alla promozione Umbra, girone A, ottava giornata, e qui Alessio partirei dalla sconfitta casalinga in attesa, soprattutto nelle dimensioni della Madonna del Latte San Secondo, che ha perso 4-1 in casa con il Tavernelle, Tadi per quello che riguarda la formazione di casa nel finale, ma prima c'erano state la doppietta di Gipsy, gol di Antolini e Mencarelli, per quello che riguarda la Pietralunghese KO sul campo della Piavese 3-0 il punteggio, mentre un buon punto per il Montone sul campo del Gualdo. Sì, sicuramente come hai detto tu, una sconfitta inaspettata quella in cui è incappata la Madonna del Latte San Secondo, il secondo KO stagionale, il primo al Bernini dove la formazione di Signorelli aveva sin qui sempre vinto. Per il Montone sicuramente un buon punto, è il terzo pareggio stagionale, il secondo fuori casa, sono 2 punti raccolti in 4 gare esterne, la vittoria continua a mancare dal 1 ottobre. La Pietralunghese interrompe invece una striscia positiva di 3 pareggi consecutivi ed incappa nel quarto KO stagionale, il terzo fuori casa, dove la Pietralunghese ha ottenuto un solo punto in 4 gare. Aggiungo ai tuoi dati che la Madonna del Latte San Secondo non prendeva gol da 2 turni, che veniva da 2 vittorie consecutive, compresa quella sul campo dell'attuale capolista che è la Ponte Vecchio, quindi a conferma anche quello che diceva Stefano prima, il calcio è veramente imprevedibile, vai a vincere su un campo difficile, poi prendi 4 gol in casa da una squadra alla tua portata. In tutte le categorie, non solo in queste, quindi assolutamente sempre vero. Così. Allora, la classifica vede la Ponte Vecchio in testa a quota 18, Ponte Vecchio che ha vinto 1-0 lo scontro diretto sul campo del Casa del Diavolo, effettuando quindi il sorpasso e portandosi a più 1, al terzo posto Corciano che di punti ne ha 15 dopo il pareggio esterno sul campo del Piccione, Madonna del Latte San Secondo a quota 14 con Pianello e Pievese ha il miglior attacco, la formazione di Mister Signorelli, mentre Montone quota 9, Pietralunghese quota 6. Nel prossimo turno, anche qua domenica 5 novembre, Casa del
Diavolo, Madonna del Latte, San Secondo, Pietralunghese, Gualdo, Casa Castalda, Montone Piccione, Pontevecchio e Leray Corciano, Pievese. Prima categoria toscana, Girone, settima giornata, 2-2 per quello che riguarda la Sulpizia sul campo del Capolona Quarata, i gol di Marri e di Taffine, il secondo risultato utile Alessio per la formazione di Pieve Santo Stefano, 11 punti in classifica. E ci aspettavamo insomma un bel risultato anche in trasferta. Sì, sicuramente un pareggio prezioso, come hai detto tu, è il secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria interna contro l'MC Valdichiana, il secondo pareggio stagionale, entrambi ottenuti in trasferta. Anche qua la solita Sulpizia due facce, con 13 gol fatti il miglior attacco, con 11 gol subiti la quarta peggior difesa. Una curiosità di questa partita sono i tre rigori sbagliati, uno da Marri, due da Santini del Capolona. Quindi pirotecnico anche per quello che riguarda i tiri dagli 11 metri, comunque una buona classifica per quello che riguarda la Sulpizia, che ha quota 11 assieme al Bettolle, a 3 punti dalle tre capoliste che sono Soci, Valdichiana e Bibbianese, che di punti ne hanno 14. Il Soci ha battuto il Bettolle 1-0, il Valdichiana si è imposto sul Poppi per 2-0, mentre il Bibbianese ha violato il campo del Lucignano di Misura. Nel prossimo turno, anche qua domenica 5 novembre, la Sulpizia giocherà in casa contro la Poliziana penultima, da seguire il grande match che sarà Bibbianese Valdichiana, poi Levane Soci e Poppi Alberoro. Adesso invece passiamo alla prima categoria Umbra Girone A, qui come sempre tantissime squadre del nostro territorio, quindi dovremo accelerare un attimo, però la partenza ovviamente spetta, e la copertina direi anche a Salvatore Pica, la sua tripletta che ha permesso al San Lorenzo Lerchi di battere 3-0 il Selcinardi, di operare il sorpasso, 19 punti contro 18. Beh, quando i giocatori di altra categoria insomma fanno la differenza in questi tipi di partite, per il Lerchi è arrivata la quinta vittoria consecutiva in queste ultime 5 gare, la formazione di Migliorati ha messo a segno 12 gol e ne ha subiti appena 2, sono 7 invece i gol segnati finora da Totò Pica. Per il Selci invece è il secondo KO per 3-0 consecutivo fuori casa, dopo quello rimediato sul campo del Cerqueto. E la delusione continua ad essere in questo momento la Virtus San Giustino, che ha pareggiato 0-0 in casa con il Cerqueto, quarta gara di fila senza gol fatti, quarta gara di fila senza vittorie, terzo pareggio totale, i punti sono 15, così come il Pierantonio, che invece si conferma squadra di rango dopo il successo ottenuto sul Resina per 1-0, Paganelli all'82esimo ha regalato questa terza vittoria consecutiva e tra l'altro senza gol subiti. Io voglio domandare a Stefano, ovviamente, che conosce bene queste squadre, ma anche Salvatore Pica, che ci fa in un campionato di prima categoria. Si è perso per la strada e si è fermato lì. No, vabbè, probabilmente una scelta sua personale, perché sennò lui giocava Angelà l'anno scorso. Sì, ma comunque ha giocato tanti anni. Ha fatto anche tanti gol in Eccellenza, quindi la sua dimensione è tranquillamente quella. Quindi non so, probabilmente una scelta sua personale, sennò... Forse vuol vincere una sfida differente rispetto al passato, ma ti faccio una domanda, ovviamente non segui queste squadre da vicino, però San Lorenzo Lerchi è in un momento particolare, a Pica in attacco, 17 gol fatti, solo 7 subiti, al miglior attacco, il Selcinardi è una squadra di rango, questa di mister Barontini, con tanti giocatori importanti, tra cui anche Rocco Bartolo, la Virtus ha la miglior difesa con David Tori, tra l'altro tra i difensori più importanti, ovviamente un gol subito, però non segna tanto. Tra queste tre squadre, secondo te quale può essere quella? È vero che non le segui da vicino, però con queste caratteristiche conta più la difesa, l'attacco, la quadratura e il centrocampo. Ci vorrebbero tutte e due, però statistiche a suo tempo dicevano che chi ha la miglior difesa in fondo l'anno vinceva i campionati, però devi anche se lo dici al Napoli, cioè, che fa sempre 3-4 gol a fine ogni partita, però di solito tanto le squadre che comunque subiscono poco arrivano sempre lassù. Per un motivo o un altro il gol lo trovano. Noi comunque ci auguriamo che possano regalarci un bel duello fino alla fine, assolutamente. Da ricordare anche la vittoria del Cerbara sul Monte Acuto 3-1, il bel successo del Monte Castelli sul campo della Fraticciola, mentre non si è giocata la gara tra Tiberis e Atletico Gualdo, e il Promano ha battuto il Calzolaro per 3-0. La classifica l'avete vista scorrere, quindi noi andiamo più veloci, perché nel prossimo turno Monte Acuto Lerchi, Selcinardi Promano, Virtus San Giustino Tiberis, Pontevilla Pierantonio, Monte Castelli Resina, Calzolaro Cerbara, Cerqueto Padule San Marco, saranno le gare da seguire con particolare attenzione. Seconda categoria toscana, adesso un buon punto per il Palazzo del Pero, anche se il vantaggio di gioco forse aveva illuso la formazione di Mister Billy, però in questo è un risultato da tenere in considerazione. Sì, è arrivato il terzo pareggio stagionale per il Palazzo del Pero, il secondo fuori casa dopo quello ottenuto 15 giorni fa sul campo della capolista Tressa. A proposito di classifica, appunto, Tressa che si conferma capolista con 19 punti dopo il successo interno di Misura 1-0
1-0 contro il Montagnano. Al secondo posto frena il Pienza, che ha perso per 2-1 sul proprio campo contro la Virtus Chianciano. Per quanto riguarda il Palazzo del Perappunto, i punti sono 3, chiude la classifica la Nuova Serra quota 1. Nel prossimo turno Palazzo del Pero, che ospiterà la seconda della classe Pienza, da seguire anche Virtus Chianciano Tressa e Montagnano Geggiano. Allora Alessio, velocemente, seconda categoria Umbra Girone A, una bella vittoria importante soprattutto per l'FC Castello grazie al gol di Rossi, 20 punti in classifica, un cammino esterno possiamo dire perfetto anche sotto il profilo numerico, però il Parlesca, che sarà prossimo avversario, è a meno 2. Sì, il Parlesca non molla, come hai detto tu, vittoria di misura dell'FC Castello sul campo del Real Padule grazie alla rete di Rossi. Parlesca che non molla dopo la vittoria per 3-1 interna contro la Moranese, appunto FC Castello a quota 20, Parlesca che insegue a quota 18, ha rallentato invece il Ponte Pattoli, che si è portato a quota 15 dopo il pareggio 2-2 contro l'Artiglio Pistrino per i tiberini gol di Lanzi ed Enrico Biccheri. Per quanto riguarda le altre tiberine impegnate in questo campionato, Ponte d'Asti, Tigrotti Morra 2-1 e San Biagio Cornetto Val di Pierle 2-1, e qua osservava il turno di riposo l'US San Giustino. Per quanto riguarda la classifica delle altre tiberine, Tigrotti Morra 12, Artiglio Pistrino 10, Val di Pierle e San Biagio Cornetto 8, San Giustino 4. Prossimo turno, velocemente, FC Castello Parlesca, Moranese San Giustino, Artiglio Pistrino Real Padule, Tigrotti Morra Rigali, Val di Pierle Ponte Pattoli e Val Fabbrica San Biagio Cornetto. La terza categoria toscana, per concludere, ha osservato il turno di riposo la Monterchiese Ercolana, che quindi è rimasto ovviamente ferma a quota 5, una vittoria e due pareggi nelle prime tre gare disputate. In testa la classifica l'Indomita Quarata, quota 10, dopo il successo ottenuto per 2-1 contro la Fortis Arezzo, ha risposto la San Giustinese, che ha vinto 3-1 sul campo del Monzigliolo, restando in scia quindi a meno 2. Nel prossimo turno la Monterchiese Ercolana giocherà sul campo del Pestello. Noi siamo arrivati in conclusione, però avendo Stefano qua portiamo avanti insieme, ma Stefano è sicuramente uno dei motori principali, però da qualche anno una perla per la vita, che non è soltanto un premio, è una serata di emozioni dedicata ad un amico, Angelo Perla, e abbiamo vissuto tante emozioni quest'anno. Ci aspettiamo una terza edizione ancora più bella la prossima estate. Sì, diciamo che per quest'altro anno già ci stiamo lavorando in anticipo per poter progettare una serata un po' più diversa, un po' più, non dico migliore, ma con più persone che ne possono far parte, diciamo, tutto qui. Poi volevo fare anche i complimenti al Team for Fun, al nostro amico che è stato Gabriele Minelli, che è stato, insomma, preso per la Parigi-Dakar, quindi è una grossa ricompensa, probabilmente non dipende da noi, ma un po' di fortuna ci piace pensare che l'abbiamo portata, quindi facciamo un saluto e speriamo di riaverlo anche il prossimo anno con noi, insomma, con questa nuova esperienza per lui. È stato il primo premiato insieme a Domenichelle, quindi il prossimo anno avremo probabilmente una maniera diversa di organizzare la serata e premiare altre persone che sono state importanti in questo anno, diciamo, in vari ambiti. Noi mandiamo ovviamente un abbraccio anche a Laura Perla, ma per concludere ce lo fa e a tutti coloro che collaborano, insomma, perché siamo è un bel gruppo. Un po' allargati. Sì, assolutamente. Però un pensiero tuo per Angelo Perla nel finale. Diciamo che tra i vari personaggi importanti della mia vita, lui è stato una persona che comunque si è salvato in parte ogni persona che ha fatto parte del suo momento della vita, nei bisogni che aveva al momento, per noi tutti, per la sua figliola che era Laura, per Luca Lagrimini, comunque sia. Ora tanto mi piace parlarne, venire certo da un momento calcistico, un momento non di vita difficile, quindi si è ritrovato in una dimensione non sua e con l'aiuto di Angelo l'ha portato in una dimensione giusta. Diciamo che era un aiuto, si chiamava Angelo, ma probabilmente non era un caso, capito? Per tutti noi, quindi è giusto ogni anno fargli festa, renderne merito di quello che volontariamente e anche con molta facilità riusciva a fare. È ovviamente una serata davvero emozionante, l'appuntamento sarà per il luglio del 2018 con la terza edizione. Noi saremmo arrivati in conclusione, un ringraziamento come sempre a Elisa Nocentini e Alessio Romanelli. Grazie a voi, alla prossima. Un saluto e ovviamente un ringraziamento anche alla concessionaria Cardelli che ha ospitato questa puntata. Un saluto e un ringraziamento e un sincero grande in bocca al lupo a Stefano Bruni alla Baldaccio. Crepi, grazie.
E allora con Valtiberina Calcio invece l'appuntamento è a lunedì prossimo, seguiteci nella nostra web TV.